Ok ragazzi, nuovo episodio. Oggi parleremo del rischio di perdere la massa magra in cat, che è la fobia di un po' tutti quanti, perché ormai inizia a passare l'inverno in gran aria, già tutti siamo un po' in ottica estate. Noi abbiamo gli atleti che iniziano la preparazione, hanno iniziato ormai da diverse settimane la preparazione per le gare estive, quindi ovviamente il primo pensiero che balena nelle menti di tutti è: ok, in questo cat andrò a perdere massa magra, come posso fare per evitarlo? Ecco, quindi cerchiamo di affrontare gli argomenti partendo da un concetto fondamentale. È vero, è così probabile che durante un periodo di definizione si vada a perdere massa magra, ci sia una sostanziale perdita di materia strutturale a livello muscolare? La risposta è no, non è così probabile. Ma cerchiamo di capire perché, ma soprattutto capiamo come intervenire, come impostare il nostro cat per poter evitare questo rischio. Prima di iniziare io vi ricordo che abbiamo fatto uscire la nostra rubrica di podcast, che sostanzialmente sono i nostri video qui su YouTube però in formato audio, che potete sentire comodamente sulle diverse piattaforme come Spotify, Anchor e via discorrendo, in macchina, mentre andate al lavoro, mentre state andando in palestra. Quindi cliccate qua sotto sul link e seguiteci anche sui podcast. Quindi detto questo, partiamo nel vivo dell'episodio. Devo abituarmi a dire episodio a posto di video. Comunque, allora, cerchiamo di enucleare quattro punti fondamentali per cui non è così probabile andare a perdere massa magra durante un periodo di cat. Allora, il primo punto, abbiamo già parlato del tempo necessario per i miglioramenti. Abbiamo visto che in realtà un atleta abbastanza intermedio, diciamo, comunque in gamba, va a guadagnare qualche chilo di massa magra nel corso di un anno. In realtà è anche difficile che arrivi a guadagnare un chilo di massa magra. Ecco, da questo punto di vista, se ci pensate, se guadagniamo soltanto un chilo di massa magra nel corso di un intero anno e poi dobbiamo andare a fare un periodo di definizione in cui perdiamo massa magra, com'è possibile che atleti agonisti che stanno anche diversi mesi in preparazione, quindi in cat con BF bassissime, vadano a progredire nel corso degli anni? Probabilmente in realtà la perdita di massa magra è molto più complessa di quel che sembra. E quindi colleghiamoci al secondo punto, il fatto che le proteine come substrato energetico, e quindi conseguentemente anche il muscolo, il nostro tessuto muscolare, un substrato che il nostro corpo è abbastanza restio ad utilizzare perché è difficile. Quindi sostanzialmente sono un substrato alternativo che viene utilizzato in condizioni di vera emergenza. Il nostro corpo, come detto, è restio, quindi se non siamo in situazioni molto precarie, allora sicuramente il catabolismo muscolare è molto difficile che avvenga. E questo ci porta al terzo punto: quali sono queste situazioni precarie? In realtà sono duplici, nel senso che devono esserci due circostanze che insieme coesistono. La prima circostanza è che la BF sia molto bassa. Se iniziamo a stare al 6, 5, 4% di massa grassa, il nostro corpo è in allarme perché vede che le riserve di tessuto adiposo per far fronte a periodi di carestia, perché come Homo sapiens siamo già sempre comunque impostati in quest'ottica, questo d'altronde è il principio darwiniano per cui siamo sopravvissuti fino a qua. Comunque, finché il nostro corpo vede che le riserve adipose sono basse, allora inizia a stare in una fase di allarme per cui cerca più possibile delle risorse alternative e si sente anche in grado, in condizione, autorizzato se vogliamo, a sacrificare dei substrati alternativi, come in questo caso il tessuto muscolare. Secondo punto, ovviamente, il fatto che il corpo continui a ricevere poche calorie rispetto al fabbisogno. Quindi non in generale il fatto che stiamo mangiando poco, ma il fatto che stiamo mangiando poco di fronte al nostro output, quindi sostanzialmente che ci sia un deficit calorico. E normalmente quando siamo arrivati a BF veramente bassi, il nostro output calorico già di per sé è basso, quindi vuol dire che dobbiamo mangiare veramente poco affinché il corpo si trovi nella condizione di dover bruciare anche del tessuto muscolare. Quindi sostanzialmente, se queste due condizioni coesistono, molto probabilmente il nostro corpo si attiverà e andrà a bruciare dei substrati alternativi e il catabolismo muscolare è vero, però come detto è veramente difficile. Ma allora vi chiederete, e questo è l'ultimo punto su cui ragionare, perché in periodo di cat molte persone si vedono svuotate, vedo il muscolo molto meno pieno, molto più piccolo sostanzialmente? Perché obiettivamente, se mi vedo allo specchio, sto facendo un cat e vedo che le masse muscolari sono veramente ridotte, allora il primo pensiero che ho è: ho perso tessuto muscolare, sto catabolizzando. In realtà questo non è vero, perché dovete pensare che il muscolo è sì composto dalla materia strutturale, ma una grossa fetta del volume che voi vedete è data da due elementi, ossia l'acqua e il glicogeno, quindi i carboidrati che noi andiamo a mangiare, che finiscono diretti nel muscolo, oltre che anche i trigliceridi intramuscolari. Quindi ovviamente ci sono un sacco di elementi che il muscolo può andare a perdere durante un periodo di definizione, perché ci stiamo sottoalimentando, e che possono dare l'illusione che abbiamo perso tanto tessuto muscolare. Ma così non è, una perdita fittizia.
E non basta di certo una ricarica per farvi vedere che ritrovate i volumi di prima. Certo, questo può aiutare, però in realtà per far sì che ciò avvenga dovete riattivare tutti i processi di sovracompensazione muscolare a cui il muscolo è abituato in fase di bulk. Ossia, sostanzialmente il muscolo può andare a essere saturo di nuovo di glicogeno e acqua, ma quello che in realtà avviene in periodi di bulk, di iperalimentazione, è che il muscolo è sovrasaturo, va a sovracompensare le riserve. E questo è uno degli obiettivi, per esempio, della carb cycling, il fatto di portare il muscolo non solo a compensare le riserve, ma a sovracompensarle. Quando siamo in cut, ovviamente il muscolo è disallenato, se vogliamo, a sovracompensare lo storage di glicogeno muscolare. Quindi, da questo punto di vista, con una semplice ricarica è difficile ritrovare quei volumi. L'idea di base per andare in gara qual è stata? Quella della reverse diet, che è una strategia proprio per arrivare sul palco, quindi non è una strategia per uscire dal cut, ma di questo ne ho parlato in altri video, in altri podcast, e sostanzialmente andare ad aumentare gradualmente, ma in maniera minima, l'input glucidico, in modo che il muscolo si abitui a svuotarsi durante l'allenamento, ricompensare, svuotarsi, ricompensare, e questo effetto lo riallenerà di nuovo a sovracompensare, perché di nuovo il muscolo non è stupido, dice: senti, se mi sto svuotando in continuazione poi mi riempio, facciamo così, quando mi riempio ne prendo un po' di più di glicogeno, così sono più pronto per l'allenamento che verrà successivamente. Però qua stiamo divagando, il concetto principale è che se vi vedete vuoti probabilmente non è dato dalla materia strutturale. Ok, per trarre delle conclusioni, delle linee guida da seguire durante un periodo di cut, per essere proprio certi e sicuri che non state perdendo massa magra, cerchiamo di capire come fare. Allora, primo punto essenziale: fate il cut gradualmente, iniziate gradualmente e piano a scendere di calorie, non scendete di botto di 1000 calorie o di botto vi mettete a 1500 calorie per andare a perdere adipe. Questo è assolutamente sbagliato. Piccoli step, se no altrimenti vi bruciate tutte le carte che avete a disposizione durante un periodo di cut. Quindi quello che facciamo noi è assicurarci, per esempio, che un atleta che voglia andare in gara o voglia stare in una condizione da gara sia nella situazione tale da poter andare a raggiungere questa condizione in minimo 12 settimane. Quindi ci prendiamo tutto il tempo che ci serve per scendere in maniera graduale, controllare com'è l'andamento della condizione in tutto quest'arco di tempo, in modo che il corpo non subisca uno shock troppo elevato e si trovi subito in questo stato d'allarme per cui dice: ok, qua manca tutto, prenditi pure il muscolo. Ma d'altro canto anche l'altro eccesso è esagerato, nel senso che si vedono atleti che fanno gare su gare su gare e stanno costantemente in preparazione, costantemente a BF molto basse, quindi anche se cercano ogni tanto di risalire per brevi periodi, quasi dei mini bulk per stoppare un attimo e cercare di far riprendere il metabolismo, il corpo si trova nel corso dell'anno sempre in uno stato di allarme generale, per cui a un certo punto diventa quasi naturale e fisiologico che il corpo nel mix di benzina energetica ci butti anche del tessuto muscolare. Questo perché sta perennemente con BF molto basse, perennemente in uno stato d'allarme, e potete vedere questa cosa con due indici molto importanti: il fatto che l'atleta inizia ad avere problemi gastrointestinali, perché l'intestino è il primo indice che ci dice che qualcosa non sta andando, come si suol dire normalmente è il secondo cervello, e quando iniziano ad esserci problemi a livello gastrointestinale probabilmente il corpo è in generale in uno stato di allarme e di iperstress. E il secondo punto è che ci sia un conseguente stato di infiammazione subclinica, quindi generalmente ci si vede delle palle d'acqua, si inizia a tirare acqua a livello extracellulare e quindi ci si vede gonfie, infiammate, acquose. E questo, come disse Bennett in una consulenza, è un qualcosa a cui soprattutto le donne sono molto molto soggette. E l'ultimo punto super super importante è il fatto di creare deficit lavorando soprattutto su un aumento dell'output e non tanto su una diminuzione dell'input. Nel momento in cui il mio deficit è creato soprattutto da una diminuzione dell'input, io sto dando al mio corpo un segnale, il fatto che mi alleno in un certo modo ma sostanzialmente introduco meno calorie, quindi è un corpo tendenzialmente inattivo, e quindi un corpo inattivo è un corpo che ha meno bisogno del tessuto muscolare, quindi per lui, per il nostro organismo, sarà molto più semplice buttare nel mix di benzina anche le proteine, anche il tessuto muscolare. Viceversa, se io lo stesso deficit lo vado a creare aumentando l'output, e per output parlo soprattutto dell'allenamento in sala pesi, allora vedete che stiamo dando sempre lo stesso deficit energetico, ma al nostro organismo gli stiamo dicendo: ok, il deficit è quello, però il corpo è un corpo iperattivo. Quindi anche quando stiamo bassi di BF, anche quando stiamo in questo stato di allarme, il nostro organismo pensa:
forza. Ok, stiamo in allarme, però non è che mi va tanto di sacrificare questo muscolo, perché guarda quanto è necessario per supportare tutta questa attività che mi devo sobbarcare. Quindi sarà molto più restio a buttarlo in questa benzina. Non a caso nell'ultimo cut il jolly, che mi ha dato veramente tanti risultati rispetto alle esperienze precedenti e che adesso stiamo attuando con i nostri atleti, è quello di aumentare tanto il volume e la frequenza di allenamento in sala pesi, anche senza cardio. E io difatti non ho assolutamente inserito il cardio nell'ultimo cut, e questo mi ha permesso di rimanere sempre molto pieno nel corso della discesa calorica, ma soprattutto quello di perdere poco tessuto muscolare, di vedermi sempre tendenzialmente attivo, sempre tendenzialmente energico, salvo ovviamente le ultime settimane che sono per tutti disastrose. Quindi niente ragazzi, detto questo, io vi invito a scrivere e commentare qua sotto che cosa ne pensate un po' di questo argomento, voi come vi siete comportati, le vostre esperienze nel cut, in modo che instauriamo il nostro solito confronto a cui teniamo tantissimo. E detto questo, vi ricordo di iscrivervi qua sotto al nostro podcast, di seguirci qua su YouTube e soprattutto su Instagram, sulla quale siamo particolarmente attivi. Detto questo, io vi mando al prossimo video.